Eccoci qua, cari amici di Antenna Sud, bentornati a Pane e Olio, una rubrica finanziata e promossa dal Comune di Ostuni, dall'Assessorato alle Attività Produttive e dall'Oleificio Cooperativo di Ostuni. In compagnia del signor Tonino, che ritroviamo, e oggi ci preparerà, ci illustrerà un'altra buonissima ricetta del ristorante Portanova. Oggi prepariamo un primo piatto che consiste nel preparare delle trofie al nero di seppia con cime di rapa, julienne di seppia naturalmente, e con pane fritto e cipollotto fritto. Allora, gli ingredienti sono le trofie al nero, le rape, la seppia, le alici, il pane fritto, il cipollotto fritto, poi abbiamo l'aglio, il prezzemolo, sale e pepe e all'oro. L'alloro. Queste trofie? Sì. Sono impastate proprio con farina? Farina di grano duro con l'impasto di seppie. Del nero, insomma, di seppia. Allora, presentate gli ingredienti, è una ricetta semplice. Andiamo a prepararla. Allora, adesso andiamo a spadellare in una padella, in una pentola, mettiamo un po' di aglio con l'alloro e le alici, cioè le acciughe. Sì. Li facciamo soffriggere appena apriamo un po' e poi ci mettiamo le rape. Mettiamo le rape. E che sono state già bollite ovviamente prima. Già bollite in precedenza. Poi mettiamo la seppia che viene leggermente spadellata. E poi andiamo a preparare il piatto, cioè impiattiamo il piatto con sopra la mollica di pane fritto e il cipollotto fritto. E ovviamente poi tutti quanti gli aromi, diciamo, per guarnire appunto e per insaporire questo piatto. Sì. E allora, visto che ho un po' di famina, vi facciamo vedere il piatto già pronto e finito. E nella meravigliosa sala del ristorante Portanova, situato su di un torrione aragonese della cinta muraria della bellissima città bianca, ecco la ricetta di oggi. Ricordiamo, signor Tonino, che queste sono le trofie al nero di seppia. Al nero di seppia, con calamaretti, mollica di pane fritta e cipollotto fritto. E ovviamente le rape, che io adoro. Ovviamente le rape. Tocco finale. Ci mettiamo un fruttato medio della collina di Brindisi. Sempre dell'oleificio cooperativo di Ostuni. Bene. Che meraviglia! Benissimo. Allora, signor Tonino, io tra un po' mangerò questo primo piatto delizioso. La ringrazio e come sempre parola al nostro consulente di pane e olio, Damiano, che ci racconterà invece delle proprietà nutritive della rapa, delle rape. Oggi scopriamo la rapa, che è un prodotto basilare nei paesi del Mediterraneo, dell'Italia meridionale. La Puglia è una delle maggiori regioni che rappresenta questo prodotto a tavola, come appunto un prodotto molto ricco di vitamine, in particolare vitamina A, abbiamo la vitamina B2 e la vitamina C, senza dimenticare il suo fondamentale apporto in antiossidanti. E poi, caro Damiano, io so che fa bene, fa molto bene anche alle donne incinta. Sì, abbiamo la presenza di acido folico che previene la formazione della schiena bifida nei neonati, ecco, quindi è molto consigliato per le donne. Donne incinte, insomma, mangiate tantissime rape, come già faccio io, anche se ovviamente non sono incinta. Bene, detto questo, insomma, vi ringraziamo per essere stati con noi e noi ci vediamo alla prossima. Grazie.